sempre così delicato. Si può fare meglio. Però... Presenza di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno piccoli amanti delle deflagrazioni, siamo di nuovo qua ragazzi con un meraviglioso nuovo componente che è la Legnomax. In realtà ragazzi la Legnomax l'abbiamo già provata, strapazzata, però hanno fatto, aspetta che vengo lì, hanno fatto una cosa nuova, hanno fatto la Legnomax trasparente. Io mi sono scervellato parecchio tempo per capire perché serve una colla da legno trasparente. Perfetto, e invece la soluzione c'è. Quando la Siura Maria incolla la roba e ci sbava un pochino la roba di fianco, se è trasparente non si vede, figo. Ragazzi, è veramente tanta roba. Qui abbiamo la componentistica della colla Legnomax, che io ritengo una delle migliori colle da legno che abbia mai usato e la usiamo tutti i giorni veramente in officina, ma soprattutto noi dovremo oggi fare una cosa fatta male, come al solito, cioè provare gli incollaggi, dal momento che è un tipo di colla, lo scrivono loro, quando lo scrivono loro c'è scritto che è resistente all'acqua, più forte del legno, incolla legno su tutti i materiali, quando si sborona così bisogna provarlo subito. Infatti noi adesso andiamo a incollare legno su legno, legno su metallo, legno su plastica, dopodiché domani con l'aiuto del dottor Cane Pazzo andiamo a scollarli male, molto male. Soprattutto ragazzi, ricordatevi una cosa: quando usate questi tipi di colle incollanti va sempre verificato bene le pose, come devono essere usati i prodotti. La cosa importante è questa: noi di solito le trattiamo male proprio per vedere i limiti che possono avere, ma le pose corrette danno sempre i risultati migliori. Adesso ci mettiamo al lavoro e cominciamo ad incollare i materiali, dopodiché li lasciamo in posa e domani fuoco alle polveri, diamo, non so, faremo scoppiare qualcosa. Un attimo. Per prima cosa ragazzi bisogna assolutamente preparare la nostra cartuccia, quindi andiamo ad aprirla sempre con i soliti metodi empirici nostri, e dopo che abbiamo aperto la cartuccia andiamo a chiudere il nostro beccuccio e andiamo a posizionarci all'interno della nostra pistola. Beh, fatto questo siamo tecnicamente pronti ad incollare tutto. Oh ragazzi, lo dicono loro, incolla tutto. Adesso andiamo a vedere se incolla tutto, adesso vediamo poi se incolla tutto. Prepariamo già la colla che ci esce nel beccuccio, dopodiché andiamo a, lo faccio con voi ragazzi in diretta, andiamo a prepararci il nostro incollaggio. Perfetto, bene, siamo pronti. Allora, per prima cosa io farei un po' di prove legno su legno, così siamo abbastanza tranquilli. La cosa interessante ragazzi di questo prodotto è la sua spatolabilità, cioè la lavorazione che io posso fare prima di andare a effettuare l'incollaggio. Quindi come vedete abbiamo una colla completamente trasparente. Ora ne stendiamo un pochino e la andiamo fisicamente a spatolare. Quindi vedete che è un materiale che riesce veramente bene a stendersi. Perfetto. Ora, dopo che abbiamo preparato questa superficie, andiamo ad incollare questo pezzo di legno. Lo spingiamo un pochino e eccoci qua. Pronti. Perfetto. Lo mettiamo da parte, ragazzi. Ricordatevi. Bene. Poi facciamo un incollaggio di testa, cioè in questa maniera, così siamo tranquilli anche qua. E nuovamente andiamo a prendere un pochino di colla, la mettiamo qui sopra. In questo caso sinceramente che la spatolate o meno cambia poco, perché è lo stesso materiale, quando va ad appoggiarsi vedete si squizza, quindi vuol dire che va fisicamente a fare un attacco. Beh, lo appoggiamo qui, boh, lo colleremo al tavolo. Ora dobbiamo assolutamente incollare un pezzo di ferro e un pezzo di plastica all'interno del nostro legno. Come lo faremo mai, chissà, boh. Aspetta, lo mettiamo così, qua, bellissimo. Facciamo direttamente qui sul ferro, gli diamo una leggera preparata, quindi lo spatoliamo in modo che vada a stendersi su più superficie possibile e andiamo ad incollarlo dalla parte, cioè ricordate ragazzi, questo era quello che abbiamo diviso male l'altra volta, quella super bond. Perfetto, e andiamo a mettere anche questo qua. Ci manca un pezzettino di plastica, io farei un incollaggio così, guarda, sto spacciugando l'impossibile, guardate che bellino, lo andiamo a mettere qua dritto così, per dritto. Perfetto, quindi sempre la nostra canalina dell'ultimo test. Perfetto, nuovamente qua sinceramente che lo spatoliamo meno andremo a fare quasi praticamente un riempimento.
E voilà, perfetto. E li andiamo tutti a mettere in posa. Bene, allora, la prima parte, che è quella un pochino più semplice, cioè quella di fatto di preparare i materiali per la distruzione totale, l'abbiamo finita. Abbiamo legno su plastica, legno su ferro e attenzione, un incollaggio di testa un po' improbabile, così senza neanche una vite. Bene, lasciamo in posa perché teoricamente la Legno Max ci vuole circa una mezz'ora, 40 minuti per la prima polimerizzazione, però almeno un 8 ore tocca che gliele diamo. Bene, dopo le andiamo a prendere male e attendiamo che ripasso. Buongiorno ragazzi, siamo di nuovo qua con gli incollaggi che avete fatto, stessa posizione così. Fra l'altro oggi abbiamo il dottor Canepazzo che ha parlato, è una cosa buona perché... Allora, il dottor Canepazzo, dovete sapere tre cose: parla poco, mena forte e ha un sacco di problemi irrisolti. Detto questo, niente, andiamo a dividere male queste cose. Un secondo. Dunque, mi metto in posizione che così ci capiamo. Abbiamo tutto il nostro attrezzame. Ricordiamoci, abbiamo legno su ferro, legno su plastica, legno su legno e l'incollaggio di testa veramente improbabile. Allora io sposterei un attimo la Legno Max giusto per preservarla anche il coso. Allora abbiamo a nostra disposizione il bisturi, prego, perfetto, il nostro bisturino e non lo so, il notaio, ok, così ci capiamo. Cosa ti senti di... io proverei con questo, prego, vada, si senta libero di fare quello che ho già paura, vada. Analizziamo. Dunque, con le prime legnate abbiamo notato come il legno è rimasto qui, dove era, esattamente, perfetto. Si è leggermente frantumato perché, attenzione, l'abbiamo tagliato il legno, ok? Questo è la potenza di un incollaggio strutturale sul legno, soprattutto su un incollaggio che veramente rimane morbido. Questa è l'altra parte divisa dove qui c'è, attenzione, non si è mollato l'incollante, c'è l'altro pezzo di legno con l'incollante da questa parte. Bene, legno su legno abbiamo visto che tiene. Legno su ferro, plastica, io ci darei di martello, che secondo me questa diventa più... Prego, si senta libero? Vai! Dagli ancora lì! Che... Oh. Beh, ce l'abbiamo fatta. Smaltata questa bella roba, vedete quello che vi dicevo della Siura Maria, che se sbavava ci rimaneva un pochino l'incollante da questa parte e non si vedeva, che meraviglia, eccolo qua. Vedete come anche l'incollante riesce a frantumare tutto? Beh... Legno su plastica, perfetto. Legno su ferro, secondo me, sarà impegnativo. Si senta libero. Io ci darei con l'accetta, con la martello, con l'accetta, con qualcosa, non lo so. Ma due mazzate, dagliele prima, cioè, è sempre così delicato. Si può fare meglio. Però... Un attimo. Ok. Aspetta, verifichiamo. Inquadratura ci siamo, perfetto, ok. Così lì. È ancora lì? Me lo presti un secondo che... Oh, niente, ecco. Questo è il risultato, ok? Dopo 290 mazzate, guardate dov'è il legno. Meraviglioso. Ok, altro da aggiungere? Ragazzi, io non lo so più come... Dove siete? Qua. Non lo so più come farvi vedere le cose. Ragazzi, sta colla è veramente fenomenale. Già l'adoravo color marmellata. Adesso che è trasparente, non lo so perché è trasparente, però c'è anche trasparente. Ragazzi, ci vediamo alla prossima deflagrazione.